Buche, erbacce e sporcizia nel quartiere Giardinelli. Protestano i residenti della zona per le condizioni di degrado in cui versano le strade. Oltre all'incuria del verde pubblico, i cittadini lamentano anche la presenza di sporcizie ed erbacce tra i marciapiedi e buche nell'asfalto. Abbiamo intervistato queste buche che noi abbiamo qua, la sporcizia che abbiamo all'interno del mercato. Tutti dicono che va tutto bene a Gela, non va niente bene a Gela. Come si sentono i residenti? Malissimo, perché non vuole più nessuno partecipare nemmeno alla riunione dei comitati di quartiere, perché questo, grazie a questa amministrazione, ci hanno portato fino a questo punto di qua, che la gente non vuole sapere più nulla. Che cosa si trova per le strade di questo quartiere? Ma un po' di tutto, troviamo delle buche, troviamo delle erbacce, immondizia in tutti gli angoli, sulla via Niscemi, angolo sembra nel mercato ortofrutticolo, che la vanno a buttare là, anche che hanno i locali, che hanno i secchi messi davanti alla porta vuoti, però preferiscono metterla di quello più vicino possibile, non davanti alla sua porta. Alcune di queste buche sono veramente profonde, ci sono stati degli incidenti o comunque si teme il rischio? Ma io dico che qualcuno come me, che non ho voluto denunziare il comune, che ho preso questa buca dove ci troviamo adesso a intervistare, ho piegato un braccetto perché di notte con l'acqua che c'era non l'ho vista questa buca e ho piegato un braccetto. I residenti reclamano inoltre maggiori controlli di sicurezza nella zona. L'amministrazione deve mettere i vigili, i vigilanti, vuole fare una squadra come vuole lui, fa fare dei verbali ben precisi alla gente che butta le immondizie dove vuole loro. Alla stazione, che non si può camminare più, gioco di carte, è una vergogna vera e propria, non c'è né polizia, né carabinieri, né vigili, nessuno vedono questa gente che giocano lì a carte, fanno la pipì sotto gli alberi, quello che vogliono fare, immondizi, tutto quello che vogliono fare, nessuno guarda e nessuno vede niente. La richiesta dei residenti è che si intervenga nel quartiere per migliorare la vivibilità della zona.